Buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovo Vlogmas. Stamattina sono di skincare, quindi mi sono già fatta una maschera purificante. Adesso sto facendo questa maschera qui idratante in tessuto, che l'ho presa da Primark a Firenze, mi pare, sì. Ah, mi stavo quasi per scordare che prima devo mettere i patch occhi. Questi qua di Pixi sono i miei preferiti. Ieri sera, alla fine, sono andata a dormire, ovviamente sempre tardissimo, ma ormai penso non ci sia neanche bisogno che ve lo dica più. Però in compenso, almeno stamattina non mi devo mettere a editare il vlogmas di ieri, perché l'ho fatto appunto già ieri sera. Quindi c'è sempre un lato positivo in tutte le cose. Ora, il problema è che ho le labbra non secche, strasecche, aride. Quindi volevo mettere anche il patch, questo qui per le labbra. Tempo che lo metto, poi non posso più parlare, quindi sarebbe perfetto per le labbra di Jimin, non per le mie. Ora che l'ho messo, non posso più parlare. Allora, praticamente, da quello che ho capito, oggi torna mia madre. Quindi, stamattina mi sto dando un po' alle pulizie. Dopo la mia skincare, guardate qua che glowy. Mi sto dando appunto alle pulizie. Quindi ora ho messo a posto, ho rifatto il letto, passato l'aspirapolvere, devo passarla per le scale, devo pulire per terra con lo straccio. Ho scoperto che in un angolo della camera di mia sorella Amarok aveva svomitazzato, quindi ho pulito anche quello. Cioè, non me ne ero proprio accorta perché non ci sono neanche entrata. Quindi mi metto a fare queste cose da brava donna di casa, visto che sono anche quasi le 2. Cioè, assurdo. Quando è che è volato il tempo? Io non lo so. Così pomeriggio, appunto, poi vado al cinema con la Fra e sto a posto. Mi è arrivato l'olio di sesamo. Tra l'altro, sa tantissimo di sesamo. Quindi provo a farmi di nuovo il Bibimian, però stavolta con la carne. Mi sono arrivati anche questi. Infatti, dicevo, ma che cos'è? Ma che cos'è? Poi l'ho girato, ho capito, sono gli stampini quelli che avevo preso per i biscotti di Natale. Allora, qui in realtà ho scongelato due tipi diversi di carne. C'era il carpaccio questo qua di bovino, oppure il carpaccio questo qui di scottona. Però mi sa che farò quest'altro qui, che lo vedo un po' più sottile. Quindi ora lo scongelo un pochino sotto l'acqua e poi lo metto a fare in padella. Ok, ecco il mio Bibimian. L'ho rifatto come l'altra volta, quindi ci ho messo anche una sottilettina. Buono, lo amo questo qua. Questa qui è la carne, alla fine l'ho tagliuzzata. E via così. Io non sono un amante della carne, soprattutto quella rossa, la mangio veramente di rado. È sicuramente un'occasione. Sono quasi le 4, sto ancora finendo. Però era tanta roba, raga. Poi mi sto guardando come Bip hanno fatto delle Slim Dogs che io adoro follemente. E dopo continuo a lavare per terra, mi manca solo il salone. Ora invece oggi c'è stato il Mama, che è una sorta di tipo gli Emaze versione coreana, ok? Sto recuperando quindi l'esibizione degli Stray Kids. Versione rocchettare, adoro. Ho fatto un piccolissimo trucco, giusto per dire, perché tanto poi starò con la mascherina. Sono anche leggermente in ritardo perché ho detto a Fra di vederci alle 5 e mezza, sono le 5 e un quarto. Ho appena parcheggiato la macchina, fa un freddo porco, cioè fatemi passare questo termine. Infatti sono tutta imbacuccata, ho messo addirittura il piumino oggi. Non ho ben capito dove ha parcheggiato Francesca, ma boh, cercherò di andarla a recuperare da qualche parte. Comunque, per essere un sabato pomeriggio barra sera d'inverno, pensavo ci fosse molta più gente al cinema, in realtà guardate anche i posti vuoti, c'è poca gente. Comunque sono troppo felice di andare a vedere Harry Potter al cinema. Io non mi ricordo quali ho visto al cinema, sicuramente gli ultimi due sì. Tra l'altro l'ultimo, I Doni della Morte parte 2, io l'avevo visto la prima volta in Svezia, perché ero in Svezia con una mia amica quel periodo quando è uscito. Quindi me l'ero visto in inglese sottotitolato e poi lo sono voluta rivedere qui in Italia. Quindi questo è il primo, sarà molto toccante. Ok, siamo entrate nella sala. Popcorn, si vedono, eccoli. Francesci, ciao. Il cuore che Dai, un po' batte ti vedi. forte. Siamo pronte per questa Questo è il mio. emozione. Sì, stavo pensando. L'altra volta sono tornata da Los Angeles, anteriore, e ti avevo portato i regalini. Beh. Stavamo sempre al cinema Space Card, le ore quando digitali. A ci andavamo. Devo soli vedere 3 cosa euro ti ho per chi portato vuoi più, stavolta. 5 biglietti Ma oppure adesso 5 menu sono regular o la Ah sì, combinazione c'era una cosa. di Perché è okay. vero, Acquista se la e ricarica online. Aspetta Salva che la la tua cerco idea un e risparmia anche al attimo. bar.
Mi ero raccomandata. Non l'ho fatto in tempo. Sei una pezza di merda. Cioè, ho riportato me stessa integra. Stai iniziando. Salvata, raga. Tornata a casa è stato super. No, non funziona così. Dicevo, devo dare un bacino? Basta. È stato super emozionante poter vedere Harry Potter al cinema. Super emozionata. Allora, a un certo punto mi stavo seriamente per addormentare perché indovinate che ore erano? Le 9:30. Infatti voi fate conto, sono tornata adesso che sono le 10, ok? Comunque se avete l'occasione veramente andateci e vi piace il film perché è un'esperienza super. Praticamente penso quelli alla fila davanti la nostra a un certo punto ci avranno odiate, perché io e Francesca abbiamo letteralmente ripetuto ogni singola battuta di tutto il film, quindi a un certo punto ci sentivamo solo noi. Però è stato bello. Perché mi si è piegato questo capello così? Che cos'è? Ragazzi, dai. Cioè, indovinate che lettera è formata da Jay. Poi voi dite il destino è beffardo, certo, sempre, mo perché ci doveva venire a Jay pure nei capelli, non si sa. Ma comunque, che cosa succede lì, Icy? Cosa hai preso? Ogni tanto va Icy, prende il suo giochino sul portancuccio e poi lo lascia lì. A parte ciò, appunto, ci siamo presi popcorn, avevo detto Ilaria, da oggi dovevi mangiare bene. Facciamo da domani. O direttamente da lunedì a questo punto. No, però non ce la faccio più. A mangiare schifezze, mi sento una pancia gonfia, vi giuro. Non ce la posso fare. In tutto ciò è tornata anche mia madre. È giù, che ha già preso possesso della televisione, ovviamente. Comunque, stavo pensando, visto che il vlogmas di oggi sicuramente sarà cortissimo, e ho ritrovato delle clip di Los Angeles nella schedina, nella memoria, forse adesso vi faccio partire le clip, appunto, che poi non avete visto nel mentre che ero lì. L'avevo detto, vi avrei fatto io i vlog tutti i giorni, poi io riesco a mantenere una promessa che dico. Quindi a un certo punto mi sono persa, ma perché veramente, ragazzi, io non ci stavo più a capire niente. A un certo punto mi sono divertita, mi sono goduta tutto, e quindi sì, però ripeto, a un certo punto non riuscivo più a dormire, cioè non riuscivo più a capire che cosa dovevo fare, che orario fosse. Qui ho detto, non ce la posso fare, sta dietro anche i vlog. Poi alcune volte vlogavo con la macchinetta, alcune volte col telefono, quindi è stato un casino. Però se vi fa piacere, appunto, adesso vi faccio partire qualche clip, almeno finiamo questo vlogmas così. Sicuramente alcune saranno un po' sconnesse, però magari riesco a farvi vedere qualcosina in più. Quindi se vi va di rimanere per vedere questa altra parte di avventura che ci eravamo un po' scordati, bene, altrimenti vi saluto e ci vediamo direttamente al vlogmas di domani. Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo vlog. Giorno 2 a Los Angeles. Qui ci sono tutti i miei bagagli. Sto andando alla casa dove finalmente mi incontro con Alessia. Mi sono preparata con le mie 2 ore di sonno. Sto aspettando il mio Uber che dovrebbe arrivare tra circa una decina di minuti, sempre se il wifi dell'hotel mi assiste. Quindi ci sentiamo una volta che avrò fatto tutte queste cose. Alessia, devi apparire anche tu, sei pronta? Sono arrivata finalmente alla nostra casina, ragazzi. Ora vi faccio fare un giro così poi usciamo. Ale, saluta, ma che ti frega della valigia? Ciao. Presentati. Ciao, sono Alessia. Aspetta, ma no, mi si è rotta la voce. Ma non è mai stata su, senti, questi grandi schermi. Non ho parlato fino a che non sei arrivata di cazzo. Sei stata in silenzio queste ore di solitudine. Ma raga, fa caldo, non potete capire quanto. Cioè, quanto faranno? 20 gradi? No, in teoria 12. Ma che siete? Ma sono 12, sta. Lo vedi che il mio termometro interiore non sbaglia. Comunque, vi faccio vedere, guardate che piccola visuale qua con i nostri homeless qua sotto. Ah, da qui mi ha mandato la foto ieri sera. Beh, anche perché c'è solo questa finestra. Comunque abbiamo la stessa cover delle AirPods. Guarda se mo ce la scambiamo. Guardate cosa mi ha regalato, un piccolo cookie vicino a un piccolo cimmy. Così ce li porti. Te lo porti stasera? Non vuoi, bimbo, minchiare un po'? Comunque, dopo vi faccio vedere la nostra casina. Adesso cominciamo ad andare. Vabbè, alla fine guarda, è giusto l'orario, ci siamo. Allora, siamo arrivati a Koreatown. Orario ci sta. Ci siamo messi qua, ci ispirava perché c'erano tutti coreani, quindi perché no? Why not? E ora aspettiamo i nostri piattini. Abbiamo preso 2 bibimbap diversi. Io questo con l'uovo. Tu com'era? Octopus spicy octopus.
These side dishes. Continuo a scoprire. Io ho paura, Te lo dico, a miscelare tutto qua. Pronte e preparate. Questo è il mio make-up di oggi. Ho usato questi qua di Suva Beauty, che poi mi sono ricordata che forse sono neon, quindi vedremo se faranno questo effetto meraviglioso. Poi ho provato a boccolarmi i capelli, cioè questa parte non ne vuole sapere di stare ferma così, quindi sarà veramente carino. Questo è il mio outfit di oggi, molto molto allegro, come sempre nero, con questa body chain che mi ha portato l'Alessia. Calze Dr. Martens. Però quando andiamo insieme li portiamo, ok? Ok, oggi siamo super 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 vicini. Cioè ieri, per farvi capire, stavo lì e oggi qui. Quindi c'è una bella differenza. Questo è lo zoomino. Quindi vediamo cosa riesco a riprendere. Today we have army from all over the world here today. This is a very meaningful concert for you guys too. Yes. Yeah. 지성만의 너무 팬데믹 상황 속에서 참 2년 만에 이렇게 LA 콘서트에 와서 아이언 좀 더 디테일하게 마음을 전달하고 싶은데 아직 많이 부족하니까 오늘은 한국말로 하겠습니다. And that's because I really want to show how I feel more detail. My English is still not there yet, so I'm going to try and improve. 어제 감정을 많이 전달을 못한 것 같은데 여러분들을 만나면 꼭 보고 싶었고 또 그동안 여러분들이 기다려 오시면서 너무 고생하셨고 너무 고맙다는 얘기를 먼저 해주고 싶었던 것 같아요. I think yesterday I tried to get across how I feel, my emotions, and I don't think I did. I really, really wanted to say I really missed you, and I know how hard things were for you, and how thankful I am. No way! Really nervous performing in front of all of you. I've been thinking about tonight a lot when going home later. This is such a precious memory and I will cherish it forever. Let's get into the show. And purple you. Prepared everything from the cue sheets, the devices, the stages, everything, because we've been away for 2 years and we wanted your full attention and your full focus on all seven. Ok, ce l'abbiamo fatta a tornare nella casetta. È un po' caotica come situazione, visto che prima abbiamo lasciato tutto in disordine, visto che stavamo facendo tardi, però è andato tutto bene. Oggi è stato 20.000 volte meglio di ieri, paradossalmente, anche se ieri era la prima volta. Però erano molto più emozionati e si vedeva. Oggi erano proprio loro, 100%, quindi ho amato ogni singolo momento, tant'è che non ho più voce, letteralmente. Pensare che sono solo a metà di questa fantastica esperienza è assurdo, cioè io ho ancora due concerti da farmi. Queste prime due date me le sono fatte da sola, facciamo poi le altre due insieme, quindi sarà ancora meglio. Anche se stavolta ero seduta vicino a una ragazza che veniva dal Texas e diciamo ho potuto un po' fangirlare insieme a lei. È stato carino, è stato carino. Detto ciò, ragazzi, anche questo vlog finisce qui. Io mi devo assolutamente andare a struccare. Tra l'altro mi hanno fatto tutti il complimento per il make-up qui a LA. Dovete sapere, è una cosa comunissima, cioè ti fanno i complimenti per qualsiasi cosa per strada. Stamattina avevo un paio d'occhiali, la tipa: ma dove li hai presi? Oddio, come ti stanno bene, che belli. Ok, in realtà volevo disegnarmi anche un mini cookie qua, però lo farò magari una delle prossime due volte, perché
perché abbiamo avuto veramente poco tempo. Domani ci aspetta un'altra bella giornatina. In realtà adesso abbiamo due giornate di stop dai concerti. Meno male, perché cioè, sentite veramente la mia voce. Domani infatti andiamo al B21 Friends Line, che è lo shop. Quindi andremo sulla Walk of Fame, dove ci sono anche le impronte delle loro mani. Insomma, tutta questa cosa, sperando che non ci sia troppa gente, perché ovviamente sarà preso d'assalto. Quindi cercheremo di andare domani mattina presto. Allora, siamo tornate a casina, siamo cotte lesse. Andate, raga, andate. Tant'è che abbiamo preso un Uber Eats. Eccolo qui, da Chipotle. Finalmente riesco a provare Chipotle, là in French Shop. E siamo passate a fare la spesa. Svuota la spesa della nostra spesa, quante volte ho detto spesa, americana. Non so se notate la quantità di acqua. Lì c'è il refill grande. Poi qui abbiamo del latte. Poi questo qui è il provolone, perché comunque ci manca a casa. Questo qui è il turkey bacon. Yogurt. Questo, raga, mamma mia. Mamma. Poi questo qui è il tacchino. Questi qua sono i plain bagels. Uova, sciroppo d'acero, dressing salsa Caesar. Qui abbiamo insalata, carotine, spinacina, pomodori, avocado. Qui c'è mele, banane, insomma un po' di frutta. E nel congelatore c'è una pizza surgelata. E questi, ragazzi, gli Eggo non potevamo non prenderli. Poi questi qua sono gli Hawaiian Sweet Rolls. Qua sono i buns per fare i panini. Poi abbiamo preso la beef jerky. Che altro abbiamo preso qua? Ah, un po' di cose, un po' di biscottini. Questi qua. Questi che sono tipo crackerini. Oddio, come si chiamano questi? Cashew, anacardi. Vedete che brava, è international. Quindi mangiamo, ti prego, apri, voglio vedere com'è fatto. Ta-da! Oddio, che avevo preso riso, formaggio, pollo, fagioli, sour cream, insalata. La sua è un po' più colorata, perché ci hai messo pure la carnitas. Ah, mild tomato red. E niente, adesso mangiamo, ragazzi. Sì.